quando bevete la birra, ma che viene in mente? Qual è l'abbinamento? Uno degli abbinamenti perfetti. Ragazzi, una cosa che non mangiate più da una vita, sono sicuro. L'aringa, da quanto tempo non la mangiate? Allora, oggi, da un'idea dell'insalata di patate aringa, vi faccio vedere che aperitivo che ci facciamo insieme. Una cosa da paura! Allora, aringa affumicata. Allora, non cucciate, non mi piace, non l'avete mai assaggiata? Dovete assaggiarla? Poi, aglio, peperoncino, sedano, cipolla rossa, aceto, patata, yogurt greco. E ragazzi, birra ghiacciata. La birra ghiacciata ci vuole tutta. Allora, iniziamo subito a fare una cosa scema, facile, facile, facile. Allora, patata con tutta la buccia, bella lavata, bella così. La taglio a fette, non troppo sottili, così. Deve essere tipo un crostino di patata. Ok, sì, proprio crostino di patata. Non mettiamo il pane, usiamo la patata. Come? Così. Acqua salata, piena ebollizione. Quanto tempo dobbiamo cuocerla? Fino a quando non è cotta, ma non proprio cotta, cotta, cotta. Rimane ancora un po' dentro, un po' d'animetta. Allora, non mettete parolacce, se lo so, l'anima te... No, non si dice. Allora, andiamo avanti. Sedano. Ma la ringa, il sedano, la cipolla, è perfetta. Non mi sono inventato niente, esiste già, però noi faremo una cosa più carina. Se non volete usare solamente il cuore, si può usare anche la pasta, la parte esterna, come così, ve lo insegno. Per la patate, da un euro, ok? No, da 10, 5, 20, no, un euro costa. Vado così, levo tutta quanta le fibre, vedete? I filamenti, chiamiamoli, no, fibre no, filamenti, eccoli qua. Quello là che vi rimane in mezzo ai denti, lo togliete. Schiaccio leggermente, poi taglio così a striscioline, ok, così uguale, e poi tagliamo tutto a dadini. Immaginate questi dadini che andremo a mettere all'interno dello yogurt greco. Oh, yogurt greco, io compro sempre quello intero, al 5% dei grassi, non lo zero, mi raccomando. Incomincio a mettere il sedano qui dentro, guardate, così. Che faremo? Faremo dei crostini di patate. Sentite musica. Questa musica va perfetto. Invitate qualcuno che vi piace a voi e fate tutto. Allora, crostini di patate con yogurt greco, sedano e cipolla. Vi mangerete pure la cipolla, non puzzerete, lo dico io. Intanto mescolo un pochino. Sì, così fanno un po' la mescolata tutti e due. Allora, si mescolano così e lascio così. Aggiungo un po' di pepe nero in questa meravigliosa salsa che stiamo facendo con lo yogurt greco e il sedano. L'aglio, pulisco l'aglio così. Questo vedete? Guardate qua che cosa c'ha quest'aglio. Questo non è buono perché c'ha un odore cattivo. Quindi che cosa fate? Neanche perché lo cambiate, non vi dovete preoccupare. Allora quindi prendiamo un altro, quindi quando lo avete macchiato non lo usate, vi rovina tutto. Questo è meraviglioso, guardate che bello bianco. Poi cipolla, puliamo la cipolla rossa e faccio a spicchi, in questa maniera, guardate. Lascio sempre un pezzettino, diciamo, della base, che me lo tiene unito lo spicchio di cipolla. Vediamo se la patata è pronta, è cotta. Guardate, va, ma non troppo. Cioè è rimasto pochissimo crudo. A questo punto tiriamo fuori la patata, fermiamo la cottura, perché adesso la continueremo in padella antiaderente. La stessa acqua che abbiamo utilizzato per cuocere la patata, metto un po' di aceto di vino bianco e metto la cipolla. Così non buttiamo l'acqua, l'acqua è preziosa, mi raccomando, e cuociamo anche la cipolla. Non proprio del tutto cotta, così avremo una cipolla leggermente cotta e non avrai il forte della cipolla. Metto uno spicchio d'aglio, padella antiaderente, un goccio di olio, non ne serve tanto, e lasciamo così aromatizzare questo olio dall'aglio, poco poco poco, così. Una semplice patata lessa, brutta, così, che nessuno si mangia, la faremo bella brustolita, buona buona buona. Guardate qui che bel colore che ha mantenuto. La raffreddiamo con acqua e ghiaccio, così si ferma la cottura, e adesso ci dedichiamo alla patata come si deve. Ecco qui.
sta andando bello gustoso l'aglio così, e mettiamo le patate, facciamo fare una bella crosticina, le facciamo finire di cuocere, e nel frattempo che facciamo questo ci dedichiamo alla ringa. Allora, venite qua. Fare sport, mangiare sano, vivere bene. È il pesce che fa il caso nostro, è proprio nostro. Allora, la ringa è quasi dimenticata, giusto le persone grandi come me la mangiano ancora, ricco di omega 3, è il pesce nostro. Allora che faccio? L'apro, la vaschetta è già pronta, non dobbiamo dissalarla, niente, affumicata con legno, bella. Quel profumo proprio che ci piace, è apposta, fatta apposta con la birra. Guardate i filettoni bellissimi, puliti, senza spine. Ah. Affumicati poi, oh, col legno buono, no col fumo, con l'aroma. Adesso, giriamo le patate, bella brustolita, prendo la ringa, è stata una decina di minuti così, tranquilla, serena, all'aria aperta, prendo, taglio in questa maniera, così, vedete? Ah. Fammi passare. Dolce, dimenticate il salato, è fantastica. Allora poi, carta assorbente, tiro fuori le patate, assorbo l'olio in eccesso, così tranquilli, sereni, non ci sentiamo in colpa. Quindi, non c'è bisogno del caviale, non c'è bisogno dello storione, possiamo fare una buonissima cosa, sana, che ci fa bene, anche con la ringa, che è un grandissimo pesce. Metto la ringa qui adesso sulla crema di yogurt, scolo l'acqua delle cipolle con la gelata, e poi che manca? Il piccante, ragazzi, qua ci serve il piccante. Con la patata, la ringa e lo yogurt serve il piccante. Pepe nero, croccante, morbido. Abbiamo il croccante del sale dentro allo yogurt. Poi abbiamo la patata, il piccante, sentiamo un po' che succede. Infatti, da paura. Queste ce ne vogliono una ventina di pezzi. Buonissima. Io l'ho fatta a mo' di aperitivo, ma voi potete farla pure a mo' di insalata, facendo più patate e una in tutto quanto. È strepitosa. Che dire? Mi raccomando, comprate la ringa, ragazzi, perché è un pesce sano che fa bene per voi. A salute. Che bontà. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.